Ebbene sì, ci siamo, ci siamo. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ritorniamo su Genshin Impact perché oggi finalmente si pulla lui. Il mio best boy Zhongli è arrivato all'interno del gioco. Ho visto in giro che le persone si sono scannate sul fatto che possa essere considerato un DPS, sul fatto che possa essere considerato un support. No, Zhongli, bisogna giocarlo così. No, ma Zhongli conviene giocare. Raga, ancora non avete capito che Genshin Impact è un gioco davvero complesso. Sto preparando un video dove vado a spulciare tutte le caratteristiche principali di Genshin Impact. E vi farò vedere addirittura una Barbara DPS. Quindi lasciate perdere gli schemi convenzionali di qualsiasi gioco di ruolo. Cioè, Genshin Impact è un qualcosa che ha letteralmente stravolto le regole, di tutti i precedenti RPG, di tutti i precedenti MMORPG. Che veramente ha scombussolato anche me personalmente parlando, in quanto devi essere qua abituato a uscire fuori dagli schemi. Devi essere abituato a uscire fuori dagli schemi perché devi costruire il personaggio in base al ruolo che tu vuoi dargli all'interno del tuo team, ma soprattutto in base al tuo stile di gioco. Quindi, per quanto riguarda build e cose del genere, io per esempio non ne sto portando più video all'interno del mio canale proprio perché le reputo abbastanza inutili, in quanto un personaggio, se costruito nella maniera corretta e se utilizzato all'interno del team corretto, può veramente fare di tutto. È vero che ci sono personaggi che in base alle skill e che in base a tutto, diciamo, tutto il loro kit in generale, magari conviene utilizzargli una classe rispetto a un'altra, però non lasciatevi ingannare da questo perché veramente le possibilità di gioco sono infinite. Detto questo, che sarà praticamente il succo, il riassunto del video che sto letteralmente preparando da qualche giorno, che sto scrivendo anzi da qualche giorno perché voglio che sia veramente fatto bene, cioè sto perdendo un po' più di tempo, ma perché voglio che sia fatto veramente bene. Oggi ci dedichiamo al pool del mio best boy, Zhongli. Zhongli mi ha veramente rapito per quanto riguarda il suo, diciamo, più che altro la sua finishing burst. Mettiamola così, la sua finishing burst è stata quella che mi ha veramente fatto venire in mente Sephiroth da Final Fantasy VII, quindi ci stava e dovevo assolutamente trovarlo. Come potete vedere, ho accumulato tantissime risorse durante questo periodo in cui c'è stato Childe all'interno del gioco, un personaggio che comunque ho trovato abbastanza forte, soprattutto avendolo visto in giro, in alcuni dungeon, in alcuni multiplayer che ho fatto da solo, ma personalmente parlando trovavo molto fastidiosa la meccanica del fatto che lui cambiasse le armi e non avesse una vera e propria skill elementale. Quindi diciamo che questo mi ha un po' spiazzato. Il mio game style è abbastanza, come dire, agitato, no? Se vogliamo dirla così. Quindi preferisco avere tanti personaggi che possano interagire con le skill elementali e creare interazioni elementali tra di loro, piuttosto che comunque personaggi che hanno interazioni elementali come appunto Childe, però preferisco giocare anche un po' più safe delle volte, facendo reazioni elementali a distanza e poi col DPS specifico, quello del mio main team, andare ad attaccare. So benissimo che molti utilizzano Childe come DPS perché fa tanti danni, è molto buono, questo assolutamente nulla da dire, però personalmente parlando preferisco investire sul mio best boy Zhongli, anche perché ho intenzione di fare un team con lui insieme a Ningguang che finalmente sto portando su perché mi sono deciso a voler provare tutti quei personaggi che ritenevo un po' più deboli, tra virgolette. E devo ammettere, mi sta piacevolmente sorprendendo. Comunque, fatta questa grossissima introduzione, che era d'obbligo per un video come quelli che registro io, soprattutto per un canale come il mio che su Genshin Impact, rispetto a tanti altri, non ha la possibilità di potersi far vedere, perché è normale, però
Voglio dire anche io la mia opinione. Dato che possiedo il mio canale, possiedo la mia community, mi sembrava giusto e doveroso dare la mia. Sono all'incirca 76/78 pull in totale nel Wish Event. Il mio problema è che l'ultimo personaggio ottenuto è stato 20. Quindi ho praticamente il 50% di possibilità di trovare Zhongli e non ho il 100% a causa del PT forzato che mi obbliga a trovare il personaggio evento dopo averne trovato uno casuale. Quindi speriamo bene. Cominciamo, vado giù di singole perché sono abbastanza vicino al, ripeto, al PT, quindi non vorrei spendere troppo. E vorrei comunque spendere il giusto per poi trovare effettivamente il mio personaggio. La probabilità più alta, secondo gli studiosi che hanno fatto le varie pool per simulazioni, eccetera, hanno sempre suggerito il fatto che tra le 80, tra le 70 e le 80 sia la probabilità comunque di trovare il personaggio. Grazie Sherlock Holmes, però. Era giusto comunque sottolineare questa cosa per una questione di correttezza nei confronti di tutti. Tant'è che io ancora qua non sto beccando ancora nulla. E io che mi volevo risparmiare nel pullare da Childe per evitare. Eccolo! Ti prego! Io non lo guardo per ora. Ed è lui! Ed è lui, Zhongli, perfetto. 50% di possibilità con Zhongli che viene a casa. Sono contentissimo di aver trovato Zhongli, anche perché continuerò a pullare su questo banner in quanto ci sono Razor, che mi interessa per le costellazioni, Chongyun, che è un personaggio che voglio assolutamente provare in team, soprattutto in sinergia con Razor, al posto di Keia, ovviamente, vorrei un personaggio figo. Come Chongyun, che ho visto utilizzato spesso e volentieri, però sono felicissimo di aver preso Zhongli. Continuiamo a pullare, dato che comunque è esatto, ci sono i 4 stelle rate up, c'è anche quello nuovo, eccolo qui. Chongyun, nuovo personaggio, finalmente l'ho beccato, ottimo. Avrei preferito da un lato anche Razor, perché comunque mi mancherebbero 2 costellazioni per portarlo a 4 e già poterlo giocare in maniera molto più aggressiva rispetto a come lo gioco adesso. Però da un lato voglio vedere anche se trovo magari il nuovo personaggio, anche se in realtà del nuovo personaggio non me ne frega assolutamente niente, se devo essere sincero. Proprio non mi interessa nulla, proprio detto in maniera abbastanza schietta e abbastanza sincera. Non me ne frega nulla. Voglio assolutamente qualche copia di Razor, magari qualche copia di Chongyun, che sinceramente schifo non mi farebbe, anche perché comunque posso costruirli nella maniera che più mi aggrada, visto che ho farmato in queste settimane artefatti e tutto ciò. Ecco, questa per esempio è una buona arma da dare a Chongyun. È un'arma 3 stelle, sembra scarsa, però il suo effetto è molto buono. Infatti, se andiamo su check, ve la faccio vedere. Praticamente, dopo aver utilizzato un elemental skill, aumenta gli attacchi normali e charged attacks, cioè dà la possibilità ai normal e charged attacks un addizionale 60% di danno in più per, diciamo, una small area. Quindi un attacco AOE, praticamente, che viene dato un addizionale 60% in base all'attacco. Questo effetto può essere effettuato ogni 3 secondi. Cioè, l'effetto praticamente dura per 15 secondi e può essere ripetuto ogni 3 secondi. Quindi questa è veramente una buona arma, soprattutto per uno come Chongyun. Quindi è una 3 stelle, dici, sembra scarsa, ma vi posso assicurare che in realtà non lo è. Dovrei riuscire a questo punto ad ottenere un altro, forse 4 stelle, facendo praticamente la rotazione completa. Perché ho risparmiato le gemme, però ovviamente ricordo che ogni 10 pull avete garantito almeno un 4 stelle, che siano singole o che siano multi, mentre invece i 5 stelle purtroppo si viaggia a velocità un po' più diverse, perché si parla di 90 pull in totale per trovare assicurato un 5 stelle, oppure se avete culo, proprio letteralmente se avete culo, lo beccate prima, ma bisogna un pochino
bisogna un pochino sperarci, ecco. Eccolo, un altro 4 stelle, dai, Razoro Chongyun. No, la Sacrificial Great Sword. Ok. Ok. Ok, non male. La Sacrificial Great Sword è quella che con i colpi critici ti permette di ottenere delle orb per caricare la tua ultimate. Quindi non è male. Non è male. Perché per esempio Great Sword in questo caso mi servirebbe. Perché comunque per Razor ho la spada craftabile 4 stelle che si può fare dal fabbro. Mentre invece comunque per Chongyun teoricamente o avrei la mazza, questa qui da 3 stelle, o addirittura ho adesso la Sacrificial, che reputo essere decisamente meglio. Soprattutto per un personaggio come Chongyun, che teoricamente nel team che ho in mente lo vado a utilizzare solo per le reazioni elementali e qualche hit così, giusto per, direi che sono abbastanza fortunato. Allora, abbiamo ottenuto Zhongli, andiamola a vedere subito, il mio bellissimo Zhongli, dove sei? Eccoti qua, guardalo che bello, tra l'altro per lui ho già l'arma pronta, che ho un bel gioiellino, ovvero la Primordial Jade che ho beccato dal banner, quello permanente, perché ho continuato a pullare lì, essendo stato vicino al Piti, poi effettivamente mi è sbucata quest'arma e ho detto wow, perfetta, questa la do tranquillamente a Zhongli. E sicuramente, io personalmente parlando, voglio giocare, voglio buildarmi Zhongli full DPS. Sicuramente partiranno le rivolte con il ma Zhongli è un support perché mette gli scudi. Raga, vi porterò un video dove vi faccio vedere Zhongli DPS, parola mia. Detto questo, ovviamente dovrò fare anche tutta la costruzione della build, farò ovviamente i miei test in giro anche per la mappa, in giro per i dungeon, anche perché devo portarlo su adesso, quindi l'obiettivo è quello di portarlo su, però detto ciò sono contento di averlo beccato perché ripeto, sempre il 50% di possibilità. Personaggio evento o personaggio non evento, purtroppo si rischia. Si rischia, però sono contento di averlo beccato. Comunque, detto questo, spero che i vostri pull vadano bene. Spero che anche voi abbiate la possibilità di trovare il personaggio che desideriate. Io vi ringrazio ancora per aver visto il video. Spero che questo vi sia piaciuto e che vi piaceranno anche i prossimi. Se non mi conoscete ancora, ho un paio di video già presenti nella mia playlist di Genshin che vi lascio a fine video. Quindi grazie ancora a tutti e bye bye.